Per parlare di una mozione presentata dall'opposizione, in particolare dal Partito Democratico, sulla privatizzazione dell'acqua a Corleone. Lei immediatamente, questa è la mozione, ha consegnato le reti all'APS e tra le altre cose ad effetto bello l'avere portato in consiglio il dottor Delfino che fa parte dell'APS, Delfino con l'acqua, c'ha attinenza, signor Sindaco, è partito da lontano, dal 99, legge Galli, quindi il centro-sinistra, non sono sue le responsabilità, però le bollette ai cittadini oggi. Parliamo delle bollette, visto che Corleone, tra le altre cose, abbiamo detto nel tempo, quattro adduttori, acqua a Tinchetè, ma le bollette i cittadini già se ne sono viste. La prima cosa che ha fatto l'APS è bollette aumentate del 100% senza lettura dei contatori o così a occhio, funziona? No, intanto l'ingegnere Delfino non è un responsabile della non nota. E non nuota, bensì è il funzionario, il dirigente che si occupa del lato idrico della provincia regionale di Palermo, quindi è un funzionario pubblico della provincia regionale di Palermo che si occupa del coordinamento dei comuni. Il secondo dato che abbiamo evidenziato è il fatto che intanto nessuna rete idrica e nessun impianto fognario, né tantomeno le sorgenti e né tantomeno l'acqua sono passate ad una società privata, abbiamo cercato di spiegarlo, sono passate esclusivamente ad un consorzio fra comuni che è costituito per l'appunto dei comuni della provincia regionale di Palermo. Il dato di cui rassegnava sulle bollette, un dato su cui stiamo lavorando, abbiamo potuto verificare che vi sono delle bollette che espongono dei dati non concordi rispetto alle letture e ovviamente le faremo. Si devono pagare o non si devono pagare, le devono reiterare perché i cittadini sono a questo punto confusi, lei sa, siamo in crisi. Naturalmente le bollette che sono conformi, a mio modo di vedere, devono essere pagate per il servizio, le bollette che presentano delle anomalie ovviamente vanno ridiscusse con l'APS ed eventualmente rettificate. Ha già un piano industriale, l'APS ha portato scavatori, ha portato qui qualcosa, oppure vende a casa è la prima cosa che fece bollette. No, direttore, non credo che stia in questi termini, credo che l'APS abbia delle squadre di operai che sono sul territorio e abbiamo potuto verificare che sul comune di Corleone ci sono due operatori che stanno al depuratore per l'appunto, che erano il personale che era assunto dalla precedente ditta, quindi nessun genere di operazione è stato fatto, e altri due operatori, di cui uno è un dipendente comunale, che stanno H24 su Corleone. Poi ovviamente quando è necessario degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si interviene con delle imprese di natura privata, ma è chiaro, direttore, che il sindaco del comune di Corleone non fa né l'avvocato dell'APS né tantomeno l'avvocato del lato idrico. Ha avuto nemmeno fa le assunzioni per quanto riguarda gli amici degli amici o qualche consigliere qualche assessore. Tantomeno abbiamo fatto questo genere di operazioni. Abbiamo i nominativi degli assunti. Le operazioni le ho trasmesse al consiglio e certamente sono delle. Si sono parenti. Abbiamo rilevato che c'è un dipendente comunale che è fratello di un assessore, di un consigliere comunale, ma era dipendente comunale, quindi non è. Non è una nuova assunzione. Non è una nuova assunzione. Una nuova assunzione ce ne sono state. Una sola, è un ragazzo che ha fatto istanza nei confronti di APS. Tuo nipote? No, non è mio nipote. Parente di qualcuno? Assolutamente. Non credo che sia parente di nessuno, credo che abbia una lontana parentela nei confronti dell'assessore Cardella, ma l'abbiamo rassegnato in consiglio, ma credo che non, anche i parenti lontani hanno il diritto di lavorare, non credo che ci sia quello che si dice all'esterno, e la cosa più importante è intanto comprendere che questa è una situazione particolarmente delicata in cui l'amministrazione pubblica ha seguito un percorso iniziato dal 99 che ha prodotto i suoi effetti ad oggi. È stata una scelta certamente non lieta da parte nostra, ma era una scelta obbligata. Abbiamo rassegnato al Consiglio, come lei ha avuto occasione di poter verificare, che nel caso in cui dovesse essere mutato il quadro normativo, cioè se effettivamente la Regione Siciliana approverà una modifica all'attuale sistema normativo, noi siamo pronti ovviamente a gestire il servizio in maniera in house, cioè in maniera diretta, ed è chiaro che questo però non può prescindere
da una modifica normativa che ad oggi ci impone di passare i servizi al intendo i sindaci che non l'hanno fatto e che non sono state commissariate, secondo lei? Ma guardi, intanto su questa cosa è un dato relativo, ci sono sentenze dei tribunali amministrativi che si orientano in un determinato quella del TAR del Lazio. Si aspetta una pronuncia del TAR del Lazio che ovviamente caducherà anche gli effetti per il Comune di Corleone, quindi se dovesse essere annullato l'affidamento nei confronti di APS verrà annullato anche nei confronti del Comune di Corleone, ma la cosa importante invece è sapere che APS assieme al lato idrico con i fondi della Comunità Europea hanno iniziato i lavori di affidamento per la sistemazione del depuratore dietro il cimitero e, cosa ancora più importante, la sistemazione del terzo lotto che congiungerà la fognatura al servizio di depurazione relativamente al quartiere Addolorata Santissimo Salvatore. Ora, lei comprende, direttore, che questa è una materia particolarmente delicata che va analizzata nelle sedi opportune e nel modo con cui credo oggi abbiamo fatto al Consiglio Comunale di Corleone. Abbiamo manifestato e rimanifestiamo la nostra disponibilità a agire nei confronti di APS nel caso in cui ci sono delle discrepanze nella bollettazione e nella fatturazione. Una riflessione politica me la faccio fare, direttore, però. Se è vero che c'è questo comitato dell'acqua ed è costituito dal 2005 e quanti governi di centrosinistra sono passati, di centrodestra sono passati, potevano pur modificare questa legge che è del 94, il vero fatto è che purtroppo il sistema normativo induce ad una assegnazione delle risorse alla conferenza dei sindaci e la gestione al lato idrico. È chiaro che dobbiamo comprendere i rapporti corretti nei confronti del gestore del servizio e su questo l'amministrazione ha dato la disponibilità a poter scrivere e ovviamente a fare votare un ordine del giorno che è depurato dall'aspetto della polemica politica degli interventi da parte di qualcuno che vuole cavalcare una tigre che purtroppo è una tigre che viene da lontano. Vorremmo naturalmente affrontare il problema in maniera seria e in maniera decisiva e non prendere in particolar modo in giro i nostri concittadini che sulla scorta di una bolletta che in alcuni casi può essere più salata, più cara, possono essere carpiti nella buona volontà e portati in errore. Il dato è che questo è un argomento che è così serio, appunto tale che necessita di una nuova legge, l'abbiamo scoperto questa sera in Consiglio, per modificare l'attuale assetto normativo. Senza quella legge nemmeno i colleghi, gli altri sindaci della provincia di Palermo, che sono in numero minore rispetto ai sindaci che hanno già passato l'acqua a servizio idrico, sono 30 nei confronti di 52, credo che senza quella legge ben poca cosa potranno fare.